Per il Volley Merate una stagione da incorniciare, finita con una promozione in Serie B. È stata una cavalcata che ci ha impegnato in testa alla classifica dal primo giorno e potremmo dire fino all'ultimo, anche se mancano ancora due partite al termine del campionato, ma comunque siamo matematicamente promossi da sabato contro l'Ipomo. Forse in questo momento non siamo ancora in grado di comprendere la portata del risultato, perché comunque era una squadra che si rinnovava per i 9 tredicesimi. Il segreto è stato proprio il fatto che si è ricostruito subito un gruppo che ha lavorato bene insieme nonostante le differenze di età e nonostante i tanti cambiamenti, insomma, che c'erano in campo. Questa squadra è partita senza grandi motivazioni, è stata praticamente in testa alla classifica dall'inizio del campionato sino all'ultima partita, ininterrottamente. Cosa dire? Un grazie ai ragazzi, e che non fanno altro che riconfermare il valore che sul territorio ha la nostra società, che da 60 rotti anni porta avanti questo sport. Fondamentalmente è imperniato sui giovani e lo dimostra il fatto che 10 dodicesimi della squadra vengono dal nostro settore giovanile, che annovera in questo momento circa un centinaio di ragazzi. In quest'ultimo anno ha puntato in una collaborazione con una vicina società, anch'essa di pari livello, il Cisano, con la quale facciamo degli interscambi per cercare di migliorare la qualità della squadra. Una cosa da non sottovalutare è il fatto anche che la nostra società è abilitata come scuola di pallavolo a livello regionale, che è una qualifica che hanno poche società nel territorio. Ci sono però due problemi all'orizzonte. Il primo è quello degli sponsor, perché sempre meno i privati vogliono investire nel sostenere la pallavolo, e il secondo è quello delle strutture, perché spesso dovete recarvi fuori provincia per poter giocare. Purtroppo per esigenze, per trovare una palestra idonea per svolgere queste categorie, abbiamo dovuto emigrare in un'altra provincia, nella vicina Calusco d'Adda, che è in provincia di Bergamo. Per quanto riguarda invece gli sponsor, siete alla ricerca di sostenitori? Direi proprio di sì, perché questo è un filo che ci porta sempre anno con anno a dover rimboccarci le maniche, fare politiche di restrizione per poter garantire lo sviluppo dei ragazzi. Comunque siete pronti per la sfida della Serie B? Direi proprio di sì, tutta la volontà è rivolta in quel senso.